Rosaria. Sono passati 13 anni. Questa brezza, l'odore dell'erba, sono come me li ricordavo. Non c'eri mai tornato? Non potevo. I marchiati si tengono d'occhio a vicenda nell'esercito. Solo conoscere un disertore può costarti la vita. Potevo uscire solo in missione. Capisco. E inoltre avevo paura. Paura di tornare. Lo so. Ora sono qui. Grazie a te. Provincia imperiale di Rosaria. Provincia imperiale di Rosaria. Devo proseguire. Certo, Rosario, giustamente, ormai il ducato non esiste più. A parte che... Vabbè, sì, effettivamente. Ritorno a casa. La locanda sulla cima sarà il rifugio di Marta. Per Gav, la padrona è nemica. Si potrà dire lo stesso dei suoi clienti. Che lì c'è il confine della mappa. Quelli che hanno il mio marchio. Se ce lo chiedono, sono un soldato marchiato. Una nuova missione è disponibile nelle vicinanze. Ah, eccola. Oh, guarda che bella strada. Oh, finalmente abbiamo una zona aperta. Guarda qua che bella. Ok, ci sono un paio di corridoi, però... Però, oh, finalmente. Ah, una bella zona aperta. Alleluia. Hai visto che razza di muscoli ha? È per questo che gli imperiali costano di più. Dovrei aumentarti le razioni, ingrossarti un po'. Ti piacerebbe un'altra ciotola di stufato di Marta? Ma tu sei marchiato? Oddio, non mi sembrava marchiato quello. Oddio, cos'è quello? Un bisonte? Oh, sì, sì, esploriamo, che bello. Sì. Qua ci sono le piante di merda. Quello cos'è? Un bisonte, un bisontone. Ah! Non fare errori. Basta così. Muori. Sta giù. Madonna, Gilla è una bestia. Corna lunghe. Madonna mia. Dai, counter. No. Minchia, non l'ho preso in tempo. Vai, counter, counter. Yes. Yeah.
Mi pensavo di averlo buttato giù, invece, nonostante tutto. Pensavo di aver fatto counter e invece no. Guarda che bello. Qua questo, questa cosa mi ricorda un po' Final Fantasy XV, però in realtà, eh? Che tu andavi a zonzo così, combattevi. Mi ricordo molto Final Fantasy XV. Minchia, non l'ho preso. E vieni qua. Vedi, in realtà le combo che dovrei fare sono il colpo col fuoco e nel momento in cui l'avversario si allontana lo avvicino con Garuda e comincio a fare le combo aeree. Io spero di sbloccare degli attacchi, ma a proposito di sbloccare attacchi. Ah no, le ho solo potenziate. Ok. Ok. Sì, le ho solo potenziate. Pensavo di aver sbloccato una variante in più. Vabbè, diciamo che... oddio, il 15 aveva tanti problemi. Però l'esplorazione del 15 in tutta la prima parte del gioco è sublime. Almeno per me è... rimane comunque un'ottima esplorazione quella che c'era nel 15, almeno la prima parte. Poi la parte finale è tutta rushata e sappiamo anche il perché. E poi vabbè, il problema fondamentale del 15 è che comunque tu eri troppo forte. Dopo gli avvenimenti di Porta Fenice non sembrava una grande priorità. Cioè, nel 15 tu basta che ti appendevi con Noctis nelle montagne e diventavi invincibile praticamente. Le proiezioni erano rotte, quindi... Oddio. Malvivente Goblin. No, m'ha preso? Minchia, ero convinto di averlo schivato. Fanculo. Io che voglio fare i counter per essere figo. Niente. Ah, vedi, fa un attacco in più ora. Ah, ecco, vedi, l'ho migliorato. Minchia, ha un sacco di vita però. Fatto, Torga. Vedi, fa doppio attacco. Sì, vedi? Ah, madonna mia, diventano più aggressivi man mano che aumentano di livello. Che bella sta roba. Sta roba è fighissima. Vai, attacca. Stavolta no. Stavolta no.
Stavolta no. Ah, bastardo. Mi aveva fatto un attacco in più. Top, top. Ah, vero, c'è anche il fatto delle combo automatiche. Vabbè, io non l'ho mai usata sta roba, quindi neanche me la ricordavo. Figurati. Però sì. Allora, il 15 effettivamente era un po' semplice in alcune meccaniche. Era un po' semplice. Era decisamente semplice in alcune cose. Allora, vedi, qui c'è la missione secondaria. Ehi, vieni qui a darmi una mano. Ehi, non è che mi daresti una mano, vero? No, il 13 non è assolutamente meglio del 15. E ti pareva un portatore? Io che pensavo che la il 13 è la cosa peggiore che esista sulla faccia della Terra. Comunque, meglio delle briciole di cristallo che niente. Anche se mi addolora usare il marchiato di qualcun altro. Ehi, puoi capirmi, vero? Mi serve il tuo aiuto. Quei dannati pennuti hanno puntato il mio carro e mi hanno circondato. Come se non fossi già in ritardo. Ho una cosa speciale da consegnare prima del resto, ma non oso lasciare incustodito il carro. Non è che potresti correre al rifugio di Marta per me? Ma devi andarci in fretta, eh? Devi andarci in fretta? D'accordo. Bravo, così ti voglio. Ecco, tieni. Mi raccomando. Ah, vabbè, non c'è un tempo. Che devo fare tipo una corsa a tempo. Una ricompensa. Se la consegna a te, girala al tuo maestro come mio ringraziamento. Su, va ora. E cerca di non fare deviazioni lungo la strada. Senti, amico mio, io devo esplorare prima. Quindi t'attacchi. Prima faccio una bella esplorazione e poi consegno il oddio. E poi consegno il tuo pacco al tuo amico lì. Quindi no, vabbè, il 13 aveva difetti anche nell'aumento del anche nel level up delle classi. Quando tipo in endgame per livellare una classe era un trauma. Cioè veramente l'hanno reso da un lato farmoso male, però, cioè farmoso fatto male. E poi vabbè, per quanto riguarda tutto il resto lo sappiamo benissimo, il gran corridoio infinito che era Final Fantasy 13. È quello. Oddio, ma là c'è un'altra zona che non ho visto. E lì purtroppo non ci possiamo fare niente. Ma il combat alla fine, essendo, diciamo, bene o male a turni, che comunque era bene o male a turni, non è che posso dire chissà che cosa, perché alla fine era un combattimento a turni. Ti piace bene, non ti piace stacce, come si suol dire. Però anche il fatto di level up, tutte le meccaniche che avevano collegato con le varie classi, il sabotatore, le robe, eccetera, eccetera, l'hanno resa un po' troppo pesante in endgame. Questi non attaccano? Ah no, questi sono buoni. Ok. E quella cosa sinceramente non mi è piaciuta, anche perché tu potevi dire, sai, il metodo di farming era carino, e allora, ok, perché qua c'è qualche nemico sicuro. Perché tu potevi rendere il, diciamo, lo pseudo farming carino e dici ok, lo posso accettare. Ma non era così, raga. Cioè, veramente. Io ho avuto veramente gli incubi col 13. Non ve lo dico giusto perché mi voglio fare il meme. Non è così. Veramente, io dal 13 sono rimasto traumatizzato malissimo. Cioè, sono rimasto letteralmente traumatizzato.
Ciao Angel. Sono rimasto decisamente traumatizzato. Cioè c'erano praticamente in endgame c'erano le battaglie contro gli Adamantart che duravano 15 anni se non avevi la build sabotatore per shottarli praticamente. Poi nel 15 hanno messo anche l'anello che semplificava i combattimenti in una maniera pazzesca. C'è la Davantois del 15 fatto con l'anello, veramente incredibile. Fortuna che non funzionava su altri nemici. Sono tante piccole cose che però messe insieme ti danno un po' fastidio. Ti danno un po' fastidio. No, ma io infatti, io in realtà mi sto divertendo molto con il combat system. Cioè anche farmare mi risulta più leggero, ecco, mettiamola così. Perché comunque il combat system qui ti diverte. Io intanto non vedo l'ora di avere Tiamat. Cioè, vabbè, Titano in realtà, non Tiamat. Perché con lui si possono fare i perri, quindi... Abbiamo Titano con i perri e si vola. Ci divertiamo con i perri a fare psium, 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 psium. Allora ho visto c'era un forziere, eccolo. Allora. Ah, però il segnalino non si rimuove una volta che ci arrivi. Ok, va bene. Peccato, pensavo funzionasse come in altri giochi, che una volta che arriva il segnalino si leva e ti permette di utilizzarne un altro. Allora, lì ci sono altre robe, però ci andiamo. Ok. Il rifugio di Martha. Martha, la mamma di Batman, quindi. Che Martha è la mamma di Batman. Devi salvare Martha. Lo so, lo faccio sembrare facile perché sono OP.
Dai, tanto lo so che siete piante di merda, su. Tanto lo so, quindi figurati. Cosa sono quelli banditi? Sgherro. Vai, attacca. No, ho sbagliato. Vabbè. È finita. Rip. Niente. Rip. Non siete durati niente. Mi state deludendo. Lo capisco. Anche io oggi mi seccavo a loggare su Honkai per fare le robe su Honkai. Perché ormai effettivamente ti viene voglia poi di giocare solo a questo. Allora, vabbè, prima di andare avanti andiamo da Marta. Cosa sono questi? Oddio, no, scusatemi. I cigni neri. Allora, prima andiamo di là. Così togliamo anche questa zona dai piedi. Prendiamo l'oggettino. Ah. Ok, vedi, già si iniziano a intravedere anche le prime combo man mano che si va avanti con anche con i vari Icons. Si iniziano a fare le prime combo, si iniziano a fare le prime rotazioni. Ah, lì devo fare il giro al contrario, va bene. E allora prima andiamo da Marta. Devi salvare Marta. Sei tu lo stagliere? Devo consegnarti questo. Sì, è per me, non c'è dubbio. Tuttavia non so perché me lo consegni un portatore. Che ne è di quello stupido mercante? Non è potuto venire. Il suo carro era assediato da Chocobo Selvaggi. Ah, mi sembra giusto. Sarà stato carico di erbe Ghisal. Fino all'orlo, direi. Erbe Ghisal. I Chocobo ne vanno matti, no? E se dimentichi di chiudere bene il carro, l'odore esce e attira i volatili anche da grandi distanze. Sia chiaro, per un mercante sono un buon investimento, specie da queste parti. Ma non bisogna esagerare, come il nostro comune amico ha appena scoperto. Però ho avuto le merci e tanto mi basta. Porgi i miei omaggi al tuo maestro. Figurati se quello gli dice: no, io non ce l'ho un maestro. Figurati. Ok, usato per la creazione. Va bene, e tu quindi sei a posto così. Ora noi dobbiamo scendere da qua, perché c'è tutta questa zona da esplorare. Quindi andiamo di qua. Tra l'altro lì c'è un'altra zona, il molo, che non è bloccata. Ah no, aspetta, di qua. Non è bloccata, quindi in teoria ci si potrebbe andare? Non fermarti. Oddio. Però detto così, Jill, io capisco che è da tanto che non vi vedete con Clive, però abbiate un po' di creanza. Ah,
Hai perso! Abbiate un minimo di rispetto. Allora, lì c'è un altro torello. Bastardo, ci è arrivato. È arrivato, ce l'ha fatta. Eccolo. Vedi, lì c'è il molo. Il molo di Nash. Molo di Nash. Oddio, minchia, mi sembrava un forziere, invece era un barile, puttana. Forziera. Qui c'è il minigioco della pesca, magari in futuro, visto un molo di Nash, sai com'è, magari qualcuno che mi dice: ehi, venite a pescare, catturiamo un pesce grosso 600 metri. Tu fai ok, tipo Noctis che si fermava in giro per la strada a pescare: ma qui c'è un grande pesce che si può prendere. Ma stanno per ammazzare Luna Freya. Zitto! C'è il pesce che dobbiamo... No. Il pesce viene prima. No, aspetta, detto così no. Suona male. Cioè, oddio. Potrebbe anche essere, nel senso. Se vi piace il pesce... Potrebbe anche essere giusto. Allora, qui va bene. Ugh!
così. Basta così. Incazzato come i mostri proprio. Ah, vedi, qui siamo tutto nella parte sotto. Madonna, quella che lancia cose di ghiaccio a destra e a sinistra. Anche lei incazzata come mostri. Peggio di me. Allora, di là... Ma di là vedo qualcosa che brilluccica, può essere? Ah, ma si continua da qua, vedi? C'è tipo la mappa qua che sembra, vedi? Covoni verdi. Ah, vedi, continua allora. Il rifugio di Marta. La mia cucciolina Marta. Non mi importa quali ordini hai, marchiato. Tieni quella spada. Minchia. Certo, giustamente, essendo un marchiato, qua ti trattano come se fossi... Se fossi spazzatura. Beh, però loro in teoria potrebbero anche dire che io sono il marchiato di Jill. Cioè, potrei passare come il marchiato di Jill, no? Anche se... Vabbè, dipende anche poi come interpretano i vestiti di Jill, che lei ha tipo... Ha il simbolo tipo del... Non so se quelli sono abiti di Sunbreak. Che sembravano gli abiti di Sunbreak, ma non so se effettivamente... Cose per Pozzo Orientale, lasciale lì. È vero che comunque io, essendo imperiale, marchiato imperiale, qui non dovrebbero farmi problemi. Cioè, più che altro potrebbero dire, sei un marchiato. Altro che uguaglianza in tutto l'impero. Ah, c'è un forzieruccio. Bobina per Orchestron. Ah, quindi la musica abbiamo trovato. Qui non si può passare, mi sa, vero? Per riparare il ponte ci vorrà il tempo che ci vuole. Il ponte è crollato, non puoi andare a Pozzo Orientale. Giustamente. Quindi da lì per ora è tutto bloccato. Ah, lì c'è un negozio oggetti anche. Se non fosse per quel marchio, ti salterei addosso in un istante. Ah, quindi sei vera... cortigiana! Che stavo dicendo, questa mi sembra una zoccola. Ed effettivamente è una zoccola. Moneta goblin. E vabbè, sì, io sono con Jill, quindi. Tiri fuori quella spada dal fodero. Dai, vieni dentro. Sarà un piacere farti vedere come la so brandire. Dopo che avrò smontato. Ti ha doppi sensi qua che volano. E vabbè. Vabbè. Venite a vedere. Non siate timidi. E vabbè. Tu. Che cosa cerchi? Cosa cerco? 6,5 euro cerco. Vabbè, non hai un cazzo che mi... Oh! Minchia, 20.000. Fa attenzione, eh. Dovrò passarmi il tempo poi a prendermi tutte ste canzoni qua, tutte ste... Costruire quell'acquedotto sì che era un lavoro onesto. Qui ci abbiamo forzieri o roba? No, non mi sembra. Qui ci sono robe? No, niente, possiamo scendere. Ma Jill non la possiamo pettare come Torgal, no. Niente, peccato. L'avrei pettata volentieri, Jill. Dobbiamo cercare di andare avanti.
mai mangiarla cruda. Ah, ecco, come cucinare l'erba ghisal. Mai mangiarla cruda, i suoi succhi amari causano vomito e mal di stomaco. Evitare di cucinarla in padella per non rovinarne il metallo e renderla inutilizzabile. Non aggiungerla assolutamente allo stufato, o i suoi vapori faranno agitare i ciocobo nella stalla. Se proprio non ci sono altre alternative, aggiungerla a 9 parti di menta draconica, 6 parti di buccia di limone o 3 parti di zenzero fresco, e lasciar marinare in vino al miele per un quarto di luna, in modo da ridurne l'odore. Marta non tollera i furbetti, i seguenti trucchetti verranno ripagati con un bel calcio nel di dietro. Scartare, sovrapporre, segnare, sbirciare, intascare, introdurre e riconoscere. What? Ciao Marta. Scusami, sei tu per caso la proprietaria qui? Dipende da chi lo chiede e dal perché viaggia con un portatore imperiale con sé. Per protezione, ma non sarà necessaria se mi consiglierete la strada più sicura per l'Ovest. Se a qualcuno serve protezione, è al tuo amico. I portatori non hanno affatto vita facile a Rosaria. Persino uno robusto come lui attirerebbe le attenzioni sbagliate. E se venisse rapito, non finirebbe bene nemmeno per te. Allora ci terremo alla larga dalla milizia. Gav ha detto che ci avresti aiutato. Seguitemi. Anche appena gli ha fatto il nome di Gav. Scusate per prima. Nella nostra situazione serve cautela con chi fa troppe domande. Sono Marta, una vecchia amica di Sid. Mi ha detto di avere grandi speranze per un nuovo portatore. Immagino che sia tu. Quindi, dove siete diretti? Una vecchia amica. A Porta Fenice. Abbiamo domande che esigono risposte. Allora è così. Beh, per evitare la guarnigione dovreste andare verso Pozza Orientale. Se soltanto il ponte non fosse crollato. È veramente una seccatura. Non abbiamo scambi col villaggio da settimane. Ho chiesto al nostro carpentiere di dargli un'occhiata. Ma è partito per un lavoro e non è ancora tornato. Credete che possa essergli successo qualcosa? Spero solo se la stia prendendo comoda. All'alternativa non ci voglio pensare. Lo troveremo. E vedremo se sta bene. E immaginavo che sarebbero partiti loro. Vogliamo che si ripari il ponte. Il tuo carpentiere sembra adatto. Adesso capisco perché piaci così tanto a Sid. Se lo farete, vi dovrò un favore. Hai detto che è uscito per un lavoro? Esatto. È andato nelle paludi per controllare un altro ponte. Quello vicino al portale dei decaduti. Le paludi erano pericolose persino in tempi migliori. Dobbiamo sbrigarci. C'è una scala accanto al portale. È il modo più veloce per scendere, se non temete le altezze. Si chiama Bernard. Se doveste trovarlo, ditegli che vi manda Marta e che lo vogliono al ponte per Pozza Orientale. E beh, assegna priorità alla missione. Non è che ne abbiamo altre. Al ponte nelle paludi. Cerchiamo quella scala. Prendilo, bello. Ricordiamoci di pettare Thorgal, che dobbiamo approfittarne. Perché poi non lo potremo pettare più. Le cose per Pozzo Oriente. Il portale. Quella sarà la scala. Non mi importa quali ordini hai, marchiato. Ah, sta lontano da me! Ma noi siamo passati da qua. Proveniva dal ponte. E prima non c'era nessuno. Ehi, questo è, mi sento scammato, eh. Eccolo. Resisti, arriviamo! No, no! Sta giù!
sta giù. Grazie, mia signora. Mi avete salvato. Figurati. Sei Bernard il carpentiere? Io sì, ma non pensavo che il mio nome fosse conosciuto. Sono un'amica di Marta. Ci ha chiesto di cercarti. Beh, vi sono molto grato. Avevo appena controllato i pali, mi sono voltato e ho visto dei mostri sbavanti che volevano banchettare con me. Se non foste arrivati voi, adesso sarei tutto ridotto a pezzettini. Siamo felici per te. Sì, sarà meglio che vada a ringraziare la proprietaria. In realtà ci ha chiesto di pregarti di affrettare le riparazioni del ponte per Pozza Orientale. Ma certo, dovevo dargli un'occhiata, ma mi è passato di mente. Vado subito, promesso. Dai, forza che dobbiamo passare, abbiamo urgenza noi. Che qui la lore non aspetta. Le travi sono ancora solide. Bisogna solo sostituire i traversi e riallineare il pontile. Sarà un lavoretto veloce. Grazie, Bernard. Speravamo di prendere anche noi la strada per Pozza Orientale. Ti siamo molto grati per il tuo aiuto. E mi spiace dovertelo chiedere dopo quello che hai passato. Vi devo la vita. Riparare un ponte è il minimo. Grazie, mia signora. E anche a te, figliolo. Siete con Sid, vero? Io e lui ci conosciamo da anni. Non tanto quanto Marta, certo, ma da tempo. Capisco. Beh, devo darmi da fare. Dite a Marta che sto bene e che presto riavrà il suo prezioso ponte. Lo faremo. Poi ogni volta giusto giusto per grazia divina riusciamo a salvare i nostri alleati così. Ho sentito che i dazi aumentano. Per il rotto della cuffia. Ti piace? Beh, ce n'è ancora. Marta? Ah, rieccovi. Com'è andata? Avete trovato Bernard? Yes. Sì, sta bene. E a breve riparerà il ponte per Pozza Orientale. Ah, beh, si è lodato il fondatore. È una fortuna che l'abbiamo trovato. I mostri delle paludi non si devono sottovalutare. È colpa della piaga. Non hanno nulla da mangiare a nord, quindi scendono qui in cerca di cibo. Non può continuare a uscire da solo. Devo assolutamente trovargli una guardia. Comunque, grazie. Non ho molto da offrirvi, ma sentitevi liberi di riposare qui finché le riparazioni non sono finite. Beh. Ne saremo ben lieti. Meteorite, vabbè, questo è già materiale. Nell'attesa posso portarvi da bere? Un boccale di oro imperiale, magari? È una vera brodaglia, ma fa sparire la sete. No, grazie. Penso che gli abbia la nausea. Perché qui ci sono così pochi portatori? È vero. Quando ero giovane ce n'erano di più, molti di più. È opera dell'impero. Sono stati portati via. Proprio così. Portati alle legioni o Oriflam. Ultimamente i minatori di testa di drago faticano a soddisfare la richiesta. I portatori risolvono il problema. Un tempo distribuivano cristalli come se fossero caramelle anche qui nelle province, ora non più. Ormai usano qualsiasi scusa per confiscare i nostri portatori e metterli a lavorare da qualche altra parte. Ho sempre saputo che l'impero trattava malamente i suoi marchiati, ma dopo averlo visto con i miei occhi, beh... Oh, oh. Ah, no. Ah, Thea! Congratulazioni per il nuovo arrivato! Il piccolino non è qui con te? Era un portatore. Il figlio che ho avuto nel mio grembo per 9 lune. Era un portatore.
Oh, mi dispiace tanto. L'hai consegnato ai conestabili? L'ho già lasciato alla guarnigione, sì. Che ci pensino loro. Non vedevo l'ora di liberarmene. È stato il primo pensiero appena l'ho scoperto. Beh, per fortuna ora è finita. Niente di grave, no? Mamma, non era mio fratello, vero? No, ma presto ne avrai uno. Abbi solo pazienza, d'accordo? Madonna mia, cioè proprio le bro... peggio delle brosi. Incredibile, vero? I portatori erano disprezzati anche ai tempi dell'arciduca Elwin, ma erano ancora trattati da esseri umani. Ora le cose stanno così male che persino i mendicanti li evitano. O feccia della feccia. Visto che non bevete, perché non portate questo all'abbazia? Questo mondo ha un cuore oscuro e voglio che lo vediate. E lo vedremo nell'abbazia? L'abbazia dell'Augusto San Glaedmond, sulle coste della baia di Sorrowise. L'abate è un amico. Ditegli che vi manda Marta e vi mostrerà quello che intendo. Capito. Ciao, Trusha. Pazzesca sta roba.